le squadre che si stanno schierando in campo sono quelle del Robecco d'Oglio, appunto, che gioca in casa contro la Pieve 010. Zurlini gli ritorna il pallone, Radici decentra e lascia partire un fendente da sotterra che attraversa l'area, non arriva all'appuntamento. Bellini, corner adesso per la Pieve 010, respinge di testa Chiroli, riprende Murshid che la mette in mezzo, manacciata dal portiere, poi calcina, la mette in gol e l'attaccante ci ha creduto più del difensore che stava per rinviare. Corner per il Robecco, la svirgola Cavalleri che fa venire i brividi al suo portiere, palla conquistata da Fornasari, ispiratore delle azioni del Robecco, che dà una palla bellissima a Berdiagne e Falù che tira in porta di prima e secca il portiere e il pareggio del Robecco è conquistato al 14° minuto del secondo tempo. Palla per Bellini che l'appoggia a Calcina, Calcina si guarda intorno e dà una palla bellissima per Radi, a tu per tu con Bianchi che lo supera e mette in porta il gol del vantaggio per il Pieve 010. 39esimo, Robecco insiste, vuole il pareggio a tutti i costi, si muovono in area i giocatori, salta più in alto di tutti Boldini e mette la palla in gol, ma l'arbitro annulla per un fallo che lui ha visto e riescono a rubare il pallone ad Amsi, poi lanciano Massimiliano Girelli che viene affossato in area da Merli, l'arbitro con le braccia dice che tutto è regolare ma non siamo del tutto sicuri, si lamenta Fornasari e noi naturalmente andiamo a rivedere il tutto per vederci più chiaro ed ecco che Merli mette una mano sulla spalla di Massimiliano Girelli che va a terra. L'arbitro è lì vicino, forse un fallo fuori area, poteva essere fischiato. Siamo forse all'ultima azione della partita, Fornasari butta il pallone in avanti, sbanana Morcid su questa sbananata, l'arbitro fischia la fine della partita, Pieve 0-10, batte il Robecco 2-1.